Assumiamo una posizione comoda, dedichiamo qualche momento alla postura e facciamo in modo che sia una posizione comoda, stabile e che ci possa sostenere con agio per tutta la durata della pratica. Quando siamo pronti, possiamo chiudere delicatamente gli occhi, del tutto o in parte, come meglio preferiamo. E portiamo l'attenzione alle sensazioni di contatto del nostro corpo sul piano della sedia, sullo schienale, sul pavimento. E andiamo a sentire le sensazioni e il loro divenire, il loro trasformarsi. Diventiamo consapevoli che stiamo respirando, sentiamo l'aria che entra e che esce, l'addome che si espande, che si contrae. E lasciamo che la respirazione sia esattamente com'è, senza modificarla. Semplicemente respiriamo e sappiamo che stiamo respirando. Sapendo che quando inspiriamo portiamo nutrimento al nostro corpo e quando espiriamo lasciamo andare tensioni, contratture, emozioni difficili, sensazioni di pesantezza, di stanchezza, cattivi pensieri. E poi portiamo l'attenzione alla parte alta del nostro corpo, alla testa, alle
alla fronte, al cuoio capelluto e andiamo a sentire le sensazioni che ci arrivano da questa zona del nostro corpo. E poi gli occhi, proviamo a entrare anche nella cavità degli occhi per sentire qualche sensazione. Occhio sinistro, poi l'occhio destro. Le orecchie, ci permettono di sentire andiamo a cogliere qualche sensazione che ci arriva dalle nostre orecchie. E poi il naso, la cavità sinistra, la vincia sinistra e poi quella destra. E poi la bocca. Andiamo a sentire le sensazioni che ci arrivano dalla lingua. E anche dai denti, partendo dalla parte destra dell'arcata inferiore. Via via andiamo a sentire dai molari, ai premolari, ai canini, agli incisivi, un po' tutte le sensazioni che ci arrivano dai nostri denti. E poi dall'arcata superiore, sempre partendo da destra verso sinistra. E poi esprimiamo gratitudine nei confronti della nostra testa, in particolare del nostro cervello, che è composto da miliardi di cellule, che in questo momento stanno comunicando tra di loro. E noi abbiamo un moto di gratitudine, di ringraziamento per gli occhi che ci permettono di vedere, le orecchie, il naso che ci permette di respirare, di sentire i profumi nell'aria. E la bocca che ci permette di masticare, di nutrirci e di sentire il sapore dei cibi, il gusto. È proprio un moto di gratitudine nei confronti della nostra testa. E poi via via scendiamo verso il collo, che sorregge incessantemente la testa e permette di far fluire il sangue e il nutrimento.
Andiamo a sentire prima le sensazioni del nostro collo che è rilassato, in tensione. Poi esprimiamo proprio gratitudine per il lavoro incessante. E poi alle nostre spalle. Andiamo a sentire se sono in tensione o sono rilassate. Esprimiamo gratitudine anche per le nostre spalle che a volte sostengono dei pesi incredibili, non solo fisicamente ma anche emotivamente. Il nostro braccio sinistro fino ad arrivare alle mani, la mano sinistra, le dita. Andiamo a sentire le sensazioni e poi esprimiamo gratitudine per la nostra mano sinistra che ci aiuta a fare tantissime attività, ci permette di sentire il contatto, il calore e la forza dei muscoli. E poi includiamo anche il braccio destro fino alle dita della mano destra. Andiamo a sentire le sensazioni e poi esprimiamo gratitudine per quante volte e in quanti modi diversi utilizziamo, a volte in modo inconsapevole, la mano e il braccio destro. Poi arriviamo alla gabbia toracica. Andiamo a sentire le sensazioni del petto e anche del dorso. Può sentire i nostri polmoni che ci mantengono in vita con lo scambio gassoso. E il cuore che batte incessantemente. Ed esprimiamo gratitudine anche per i nostri organi interni. E poi scendiamo verso lo stomaco, la parte renale, dorsale. Andiamo a sentire le sensazioni poi esprimiamo gratitudine. Ringraziamo
nostri organi interni, lo stomaco ci permette di digerire i cibi, il fegato, il pancreas, i reni. Esprimiamo gratitudine per i nostri organi interni e poi via via arriviamo al bacino, all'intestino, agli organi genitali ed esprimiamo gratitudine. E poi includiamo la gamba sinistra fino ad arrivare a includere il piede sinistro. Andiamo a sentire le sensazioni che ci arrivano da questa zona del nostro corpo. Piede, l'arco plantare, il tallone, la pianta del piede. Il ginocchio, la coscia. Andiamo a sentire le sensazioni. E poi esprimiamo gratitudine per i nostri piedi che ci sorreggono tutti i giorni, e le nostre gambe sinistra che ci aiuta a camminare, a sorreggerci, giorno dopo giorno, incessantemente. E poi includiamo anche la gamba destra fino ad arrivare al piede destro. E andiamo a sentire le sensazioni che ci arrivano da questa zona del nostro corpo. E poi esprimiamo gratitudine alla nostra gamba destra per tutto il lavoro che compie. A volte nella completa inconsapevolezza. E la ringraziamo per tutto il lavoro, quando ci aiuta a camminare, a reggerci, a stare in piedi.
E poi portiamo l'attenzione a tutto il corpo, alla sua interezza, la sua integrazione. E continuiamo a infondere questa energia della gratitudine a tutto il corpo, ringraziandolo per quanto è prezioso, unico, speciale. Adesso generiamo nel nostro cuore l'energia della compassione, ovvero della capacità amorevole di sentire la nostra o l'altrui sofferenza connessa all'intenzione di prenderci cura di noi stessi e anche degli altri. Immaginiamo proprio che dal cuore si generi questa energia che si diffonde in tutto il corpo come una luce bianca. Immaginiamo proprio che si diffonde in tutto il nostro corpo, all'interno e anche all'esterno di noi. E attraverso la respirazione cerchiamo di diffonderla meglio che possiamo. Tale da avere questa energia della compassione e della gratitudine. Adesso immaginiamo di tornare indietro nel tempo, lasciando che arrivi un ricordo di noi stessi, bambini, del nostro bambino interiore, proprio in un momento in cui ci siamo sentiti cattivi. O in un momento in cui ci siamo sentiti feriti. Lasciamo che sorga spontaneamente un'immagine del nostro bambino interiore o della nostra bambina interiore.
Immaginiamo di visualizzarlo di fronte a noi. Può essere un bambino triste, spaventato oppure arrabbiato, che urla, che graffia, che morde. Immaginiamo proprio di avvicinarci lentamente, di farci riconoscere. Facciamo in modo di avvicinarci e gradualmente immaginiamo proprio di abbracciarlo o abbracciarla. Proprio con affetto, con amorevolezza. Portando questa luce di compassione e di gratitudine. Facciamo sentire proprio il contatto, il calore. E poi sussurriamogli, sussurriamole delle parole gentili, amorevoli. Cara, caro, sono qui per te. Sono qui per prendermi cura di te. So che soffri tanto. E io sono stato occupatissimo e ti ho trascurato. Adesso però ho imparato il modo per tornare da te.
abbracciamo teneramente il nostro bambino interiore e lo rassicuriamo che non lo abbandoneremo mai più, che non lo lasceremo mai più da solo o da sola. E poi ancora rivolgiamo al bambino qualche parola di gentilezza amorevole. Che io possa darti tutto ciò di cui hai bisogno. Che tu possa imparare ad accettarti così come sei. Che tu possa ricevere tutto l'amore di cui hai bisogno. Possa sentirti al sicuro, protetto, felice, in pace, in buona salute. Auguriamo il meglio a questo nostro bambino interiore. Possa sentirti felice, in pace, al sicuro, in buona salute, possa esprimere tutto il tuo potenziale.
felice, in pace, in buona salute. Sicuro. Circondato dall'affetto, dall'amore. Infine promettiamogli di andarlo a trovare tutti i giorni, di portarlo a spasso con noi per raccontargli un po' la nostra vita attuale, le cose che ci piacciono, le cose che facciamo. E sentire anche da lui quali sono le cose che piacciono a lui, a lei. Diamo un ultimo abbraccio, salutiamo, ringraziamo lo lasciamo ritornare da dove è arrivato. Riportiamo l'attenzione alla respirazione, sentiamo l'aria che entra e che esce, e lasciamo riposare qui la nostra consapevolezza ancora per qualche istante. E quando il suono della campana segnerà la conclusione di questa pratica.
infine dedichiamo i buoni frutti di questa meditazione alle persone che in questo momento hanno bisogno di ricevere una buona energia. Le visualizziamo e immaginiamo proprio di trasmetterle questa buona energia.